Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Rivolgo a tutti un caloroso saluto e un abbraccio affettuoso. La scuola riparte in sicurezza. C'è stato un grande sforzo organizzativo che abbiamo tutti affrontato, per il quale io ringrazio i miei collaboratori e tutto il personale della scuola. Ringrazio anche il consiglio d'istituto, le RSU, l'ente locale, le associazioni di volontariato e ringrazio tutti i cittadini e anche le forze dell'ordine. Tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo in questo momento così difficile per la ripartenza. E quindi, come lo faremo? Lo faremo rispettando le regole fondamentali che sono state fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, che sono abbastanza semplici, li possiamo così riassumere. Prima di tutto il distanziamento sociale, cioè mantenere sempre una distanza di sicurezza minima di almeno un metro. Secondo, rigorosa igiene delle mani, della persona e degli spazi in cui viviamo. E terzo, è l'utilizzo appropriato delle mascherine. La scuola farà il suo compito, assicurerà una pulizia approfondita dei locali, una differenziazione negli ingressi e uno scaglionamento orario degli stessi, una cartellonistica e una informazione in tutti gli spazi sulle norme da seguire. Inoltre ci sarà la presenza di soluzioni alcoliche e igienizzanti in tutte le classi, anche negli spazi comuni. E siamo stati in grado di garantire all'interno delle classi il distanziamento minimo di un metro e in tutte le classi c'è un'ottima aerazione. Per quanto riguarda le mascherine, dobbiamo dire subito con molta chiarezza che esse saranno indossate all'interno della scuola e saranno indossate anche prima di arrivare alla scuola, quindi già negli spazi vicinori, e lo studente o anche il genitore che accompagna dovrà essere munito di mascherina. Gli studenti entreranno e poi saranno i docenti a decidere quando togliere le mascherine nei momenti in cui la classe è nelle condizioni di poter garantire il distanziamento sociale di un metro. Il personale, inoltre, e gli studenti nel primo giorno dovranno venire forniti di una propria mascherina per accedere a scuola e porteranno anche una bustina di plastica dove riporranno le mascherine che saranno consegnate a scuola per essere utilizzate nei giorni successivi. I genitori, come sempre, avrete un ruolo fondamentale. Infatti, comunicherete immediatamente alla scuola quando l'alunno sarà assente per motivi di salute. Avete il compito di misurare la febbre tutte le mattine e attenzionare i vostri figli. Nel caso la temperatura sia superiore ai 37,5 gradi o guardando bene i vostri figli, voi vedeste dei sintomi riconducibili alla sintomatologia Covid, non manderete i vostri figli a scuola. Mentre nel caso che i bambini si trovano a scuola e si sentono un po' male, ci accorgiamo che hanno la febbre, essi saranno messi in una stanza di isolamento, saranno chiamati i genitori, i quali verranno a prenderli e li porteranno a casa e si rivolgeranno immediatamente al medico curante. Avranno molta cura i genitori di evitare assembramenti all'ingresso e all'uscita, in quanto ci sono gli orari scaglionati e non bisogna fare ressa agli ingressi, ma rispettare esattamente gli orari. Inoltre, i genitori collaboreranno anche avendo cura di non venire continuamente a scuola, perché a scuola si può entrare solo per motivi molto importanti e indifferibili. Inoltre, voglio comunicare che gli studenti che presentano particolari fragilità ed esigenze si rivolgeranno al loro medico, il quale ci comunicherà queste esigenze particolari e la scuola attuerà, laddove è richiesto dalla situazione,
delle strategie didattiche alternative che possono essere sia la didattica a distanza che l'istruzione domiciliare. In ogni caso, garantiremo sempre il percorso di istruzione ai vostri figli. Troverete inoltre nei canali social le comunicazioni specifiche sugli orari e i punti di ingresso. Auguro a tutti un anno scolastico sicuro e proficuo. Grazie.